Fotocamera posteriore del Lumia 950XL, questa è la 20 megapixel f1.9. Io sono un po' influenzato, quindi meglio che sì, giriamo lo schermo, vi faccio vedere quelle che sono le capacità di ripresa di questa camera. Inizio avvicinandomi abbastanza a questo tronco per farvi vedere quanto riesce ad essere macro, e soprattutto guardate dietro lo sfocato quanto è morbido. Io adesso ho disattivato la stabilizzazione video, no? Perché ho notato, insomma, secondo me, che camminando non è la soluzione migliore per fare questo genere di riprese. Tende un pochetto a fare un po' l'effetto rimbalzo, non so se avete capito. Se adesso mi avvicino qua a questo fiore e provo a mettere a fuoco, è abbastanza difficile perché il fiore è molto molto sottile e non so se riuscirò a farlo così con lo schermo touch. Ad ogni modo è un'altra conferma del buco morbido che c'è su questa camera. Proviamo. Adesso sto registrando a 4K 30 frame per secondo, posso arrivare anche a 720p, 120 frame per secondo, e probabilmente voi avete sentito poco queste ultime frasi, questi ultimi secondi di registrazione. Adesso vi spiego subito il perché i microfoni sono posizionati nella parte posteriore della scocca, nella parte bianca per capirci, e quindi avete, io adesso sto parlando della parte posteriore e lei non riesce mai, loro non riescono mai, sono quattro, non riescono mai in realtà ad essere veramente veramente affidabili da questo punto di vista. Mi è capitato più volte di fare delle altre registrazioni, intanto andiamo con un controluce, di fare delle altre registrazioni e di poi scoprire che l'audio era troppo basso. Guardate anche la poca distorsione che c'è agli angoli qua in questo grand'angolo, è una 26 mm, se non ricordo male la lente. Buona qualità, assolutamente buona qualità per questa camera, anche 1080p ricordo. Peccato che non posso tramite software andare a cambiare fotocamera frontale e retro senza dover interrompere il filmato. Peccato che ogni tanto capiti che si impicci un pochetto, diciamo, sul riconoscimento del bianco, sulla taratura del bianco. Però ci sono un sacco di opzioni, comprese quelle manuali, che vi permettono davvero di avere un sacco di fare un lavoro un pochetto più professionale. Ad ogni modo, per maggiori informazioni, adesso torno su di me, eccomi qua. Per maggiori informazioni, appunto, ho messo online da pochi minuti la recensione completa Lumia 950XL. Andate a vederla per tutti i dettagli. Iscrivetevi al canale, chiaramente, mettete anche un mi piace a questo video, che di solito i video sample delle camere sono sempre un po' guardati e potrebbe essere un po' un peccato.